col destro, ha toccato al volto l'avversario, poi bella schivata di Efron che ha impedito a Padiglia di andare a segno con la sua reazione. E vediamo adesso un Calamati molto sereno e vediamo se riusciamo a sentire l'angolo di Calamati. Torniamo con le immagini. È la quarta sul ring, eccoci nuovamente in diretta per il quarto round. La terza ripresa nel nostro cartellino possiamo attribuirla a strettissima misura a Calamati per la maggior precisione di alcuni colpi, ma è un match sulla stessa linea da parte dei due pugili. Però nel terzo round indubbiamente Calamati ha piazzato i colpi più efficaci e per questo round forse è stato suo sul piano della valutazione. Adesso buona azione di Padiglia, ha sentito i colpi Calamati che è costretto a legare, era alle corde Calamati, è stato preso sul tempo da Padiglia, risponde Calamati con un gran gancio sinistro che ha centrato il volto di Padiglia, buon incassatore, Padiglia risponde subito e insiste. Ecco, ora dobbiamo dire, la pressione di Padiglia si sta facendo più martellante e Calamati, pur rispondendo bene, fatica a contenere l'azione del pugile statunitense. Buono il sinistro d'anticipo di Calamati, poi serie di ganci di Padiglia, ancora Padiglia, sta subendo l'azione di Padiglia Calamati in questa prima parte del quarto round. Il destro di Calamati preciso al volto. Vedete come Padiglia è sempre addosso a Calamati. Calamati spesso riesce ad anticipare l'azione dell'americano a partire per primo coi colpi, colpendolo al volto. Padiglia comunque è una specie di rullo compressore, viene sempre avanti, insiste coi suoi colpi, ora il destro di Padiglia al volto. Calamati non è riuscito ad evitarlo. È grandissimo il lavoro di Padiglia in questo round, round che il pugile statunitense si è aggiudicato, ha esercitato una pressione micidiale Padiglia e vedete un primo piano di Tomassetti per la fidanzata di Efren Calamati, avete visto la tensione della ragazza. Rivediamo al rallenti una fase del match, vedete Padiglia all'attacco, il gancio sinistro, poi il destro fuori misura, insiste Padiglia con questo sinistro sbagliato, poi il destro di Padiglia, risponde Calamati che abbassandosi evita un altro gancio sinistro di Padiglia, altra inquadratura, sempre avanti Padiglia, fermato dal destro di Calamati in gancio, ma Padiglia ha subito il colpo e continuato a venire avanti a cercare l'avversario. Ottimo incassatore, bel fighter Padiglia,
terza ripresa di misura per Calamati, quarta per Padiglia, match in assoluto equilibrio. Siamo alla quinta ripresa, sono 12 come tutti i campionati del mondo i rounds previsti. Era apparso un po' contratto nelle prime due riprese, dobbiamo dire, Padiglia, poi piano piano si è sciolto. Ottima la sua azione nella quarta ripresa, quella che ha appunto preceduto quella che stiamo vivendo. Sempre avanti Padiglia a cercare Calamati, il sinistro di Padiglia in uscita è andato a segno al volto. Gran gioco di gambe da parte di Calamati, non sempre basta. Sinistro di Calamati, cerca col lavoro di sbarramento Calamati, col jab sinistro, di fermare, di interrompere l'azione dell'avversario. Poi il destro di Padiglia è andato a segno con precisione al volto e poi un altro sinistro al corpo. Montante destro preciso e poi gancio destro di Calamati, ma grande reazione di Padiglia. Aveva piazzato due bellissimi colpi Calamati, ma Padiglia ha subito replicato con efficacia. Invitati entrambi a tenere la testa più alta, d'anticipo Calamati, porta indubbiamente un gran numero di colpi Padiglia, è un bel fighter, viene sempre avanti, incassa ma risponde subito. Sembra prendere quota il pugile statunitense. Ancora Padiglia è andato a segno con Calamati che era alle corde. Dall'angolo di Calamati è riuscito a evitare l'avversario, ma Padiglia, vedete, insiste ancora. Padiglia segno col sinistro più volte. Padiglia ha colpito Calamati, costretto ad indietreggiare. Calamati sta subendo l'azione incisiva di Padiglia. Efren Calamati, brutto momento, ancora un gancio sinistro di Padiglia al volto. Grandi difficoltà per Calamati in questo round. Col cuore cerca di resistere Calamati, ma è indubbiamente per lui un gran brutto momento. Sinistro di Calamati, chiusura di scambio, è finito anche il round. Un round durissimo che Padiglia si è aggiudicato. È stato una ripresa molto combattuta. Ecco, rivediamo qualche fase. Vedete Zach Padiglia come viene avanti. Cerca di inquadrare l'avversario. Confusa questa azione, lega Calamati, ha tutto l'interesse a farlo per bloccare l'azione dell'avversario. E poi subisce il gancio sinistro Calamati. Colpo molto efficace messo a segno da Zach Padiglia. Dobbiamo dire che nelle prime due riprese aveva dato una buona dimostrazione di classe Calamati. Nella terza è riuscito anche a strappare il vantaggio a nostro parere, ma dalla quarta sta venendo fuori Padiglia. Seguiamo. Piazzato un buon sinistro d'incontro, in gancio Calamati, ma come abbiamo detto prima Padiglia è anche un ottimo incassatore, prende i colpi con molta disinvoltura, risponde subito, non dimostra difficoltà anche quando gancia con Calamati, come ora sono precisi. Infatti è andato a segno col sinistro Calamati, ma subito risposto Padiglia.
ha cercato di imbrigliare l'azione dell'avversario Clamati, lo fa anche adesso, vuole probabilmente anche recuperare un po' di fiato, e il pugile toscano, piccole astuzie del mestiere. Serie di colpi di Padiglia su Clamati, fermo sul tronco. Sempre all'attacco Padiglia, vedete quanti colpi porta. Col sinistro Clamati fa quello che può per tenerlo a bada. È andato a segno Clamati, ma la risposta di Padiglia è stata splendida. Grande determinazione da parte del campione americano. Si sono colpiti con la testa, è stato Clamati a venire avanti e Connors l'ha richiamato. Non un richiamo ufficiale, si è scusato Clamati. Più frequenti ora gli interventi da parte di Connors, l'arbitro. Ancora Padiglia a due mani. È riuscito a evitare la maggior parte di questi colpi Clamati, ma subito Padiglia gli è nuovamente addosso e Clamati cerca di frenarne l'azione legando e tentando di trovare l'opportunità per piazzare i suoi colpi. Va in giro per il ring Clamati, Padiglia non lo molla un istante, è sempre addosso. Buona sensazione di Clamati, che ha preso sul tempo l'avversario, sanguina dal naso Clamati. Sinistro preciso, splendido di Clamati, ingancio al volto, come una roccia ha incassato il colpo Padiglia con assoluta indifferenza, e finisce la ripresa, una sesta ripresa molto dura con Padiglia che si rivela un combattente di grande determinazione, grande intensità nei suoi attacchi. Eccolo Padiglia, sentiamo ancora se possibile l'angolo di Clamati. Tieni il ghiaccio, tieni. Ragazzi, ha ragione, sempre lì, ce la puoi fare. Sono tutti cazzotti che prendi a mezza distanza. Devi tenere la distanza lunga. Lo devi tenere lontano e legato. È stato un colloquio direi anche un po' drammatico. Avete sentito, mentre vedete il volto carico di tensione della fidanzata di Clamati, dicevo un colloquio anche un po' drammatico, alle incitazioni dei suoi secondi di Gresta e del padre Paolo. Clamati ha detto: ragazzi, io sono stanco, il match è molto duro, il lavoro di Padiglia è terribile, è incessante l'azione di Padiglia e Clamati non sempre riesce a contenerlo. Anche la sesta ripresa è stata a favore di Padiglia. Le ultime tre, dalla quarta alla sesta, il punteggio è stato per Padiglia, molto più continuo nell'azione. Clamati non riesce a tenerlo a distanza. Il padre gli diceva appunto che prende i colpi soprattutto a media distanza, quindi gli raccomandava di tenere lontano l'avversario, ma è un compito molto difficile. Ehi! Il destro di Padiglia fa piegare le gambe a Clamati, viene contato, è subito rimesso in piedi Clamati, l'arbitro lo conta, un colpo preciso al volto, ci è sembrato un gancio velocissimo di Padiglia. È andato a segno, il match è ripreso, dopo il conteggio Clamati lega, cerca ovviamente di superare il momentaccio. Match sempre più in salita per
Efren Calamati. Buon pugile questo Padiglia, enorme la mole di lavoro che svolge. Stanco Calamati, subisce un altro montante destro al volto, lo vediamo scomposto, scordinato nei movimenti il pugile di Arezzo. È riuscito per un istante a fermare Padiglia, ma poi vedete come l'americano viene avanti portando una serie terribile di colpi, soprattutto ai fianchi. Il lavoro al corpo di Padiglia è stato micidiale, ha fiaccato l'azione di Calamati. Padiglia col lavoro al corpo, molto lento nei movimenti ora Calamati, ha grosse difficoltà. Il destro preciso di Padiglia, pescato ancora Calamati al volto, traballa, vacilla il pugile italiano. L'orgoglio lo tiene in piedi, poi col sinistro va a segno Calamati, ma è poca roba in confronto al numero di colpi che invece porta e mette a segno Zac Padiglia. Finisce il round stravinto da Zac Padiglia, che ha dominato Calamati e lo ha costretto anche al conteggio, e Tomasetti ci riproporrà tra qualche istante il replay del knockdown. Eccoci subito da Calamati, vedete il destro, avevo visto giusto, un gancio destro di Padiglia. Dobbiamo dire che in questa circostanza è stato molto ingenuo Calamati, perché si è scoperto completamente, vedete,